Oh, Javi, won't you hear me jamming in these sheets? Completely intertwining our minds, yeah. Tell your future. Salve a tutti, ci ritroviamo oggi per vedere un nuovo prodotto, sempre della ditta Goma di Adriano Lolli, che è Rotor 360, che è questo oggetto qua. Che cos'è il Rotor 360? È un derotatore di campo, è una prolunga e un accessorio che consente di registrare l'inquadratura all'interno di un telescopio. E l'oggetto è molto semplice, ha semplicemente una vite per bloccarlo una volta che l'abbiamo regolato per impedire che si muova accidentalmente, oppure è molto utile per svitare la camera. Davanti ha una filettatura T2 femmina e dietro ha una filettatura T2 maschio. La filettatura T2 è uno standard comune in astronomia e ci consente di utilizzare qualunque accessorio. In particolare, per collegarlo al telescopio avremo bisogno davanti di avere un naso da 31 mm come questo, possiamo avvitare qua. A seconda del modello di telescopio possiamo utilizzare invece un naso da 2 pollici come questo. Quindi possiamo avvitare il naso davanti e quindi in questo modo noi attacchiamo Rotor al telescopio. In questo modo ci fa già da prolunga e ci consente di sostituire questi accessori che diventano ormai inutili, perché comunque ha la stessa profondità di una normale prolunga e quindi, diciamo, riusciamo a raggiungere il fuoco perfettamente con le nostre camere. Dietro abbiamo detto la filettatura di 2 maschio, alla quale possiamo attaccare direttamente una camera. Qui per esempio abbiamo una ASI, una 294, dobbiamo togliere l'anello adattatore e la avvitiamo direttamente alla camera, oppure possiamo collegarla con l'anello adattatore. Quindi abbiamo questa doppia possibilità a seconda del modello. Quindi possiamo avvitarla e quindi abbiamo un corpo unico che ci consente di ruotare la camera. Quindi noi abbiamo qua il telescopio e qui abbiamo la possibilità di ruotare dolcemente. Rotor 360 si chiama proprio 360 perché all'interno ha 360 piccole tacche che consentono di muovere micrometricamente la nostra camera e poter riprendere un punto preciso o posizionarla molto precisamente senza avere il problema dell'attrito della camera che normalmente abbiamo con un derotatore di campo inserito nel telescopio in dotazione. Qui il movimento è fluidissimo e sotto le dita noi possiamo sentire i clic, 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 clic del singolo grado. Io adesso la sto muovendo di 1, 2, 3, 4, 5, 6 gradi e il movimento è appena impercettibile. Per svitare la camera stringiamo la vite e togliamo la camera e viene via. Qui sto attaccando la camera direttamente al rotor. Ovviamente noi al rotor possiamo attaccare una ruota portafiltri come questa, quindi noi nella parte anteriore viene esposta una filettatura T2 femmina che combacia perfettamente con Rotor. Ecco qua, facciamo al contrario. Dalla parte opposta ne possiamo collegare la camera con un naso da 31,8, ma non è conveniente questa operazione. Conviene svitare il portaoculari dalla camera e avvicinare la camera il più possibile alla ruota portafiltri. In questo caso dobbiamo togliere l'anello della camera, che espone una filettatura di 2 maschio che precisamente entra dentro la nostra ruota portafiltri. Ecco qua. Il sistema, come vedete, è molto compatto, robusto, quindi ci consente a questo punto, sbloccando la vite, quindi noi teniamo il telescopio qua e la camera ruota dolcissimamente, con un movimento molto preciso. Ecco qua. Ovviamente al posto della ruota portafiltri noi possiamo utilizzare un cassetto portafiltri come questo, che anche questo
come la ruota portafiltri, espone da una parte una filettatura T2 femmina e dall'altra parte una filettatura T2 maschio. Quindi anche qui noi possiamo attaccare direttamente la camera e attaccarla a ruota. Ovviamente non è necessaria la ruota portafiltri, però sicuramente è necessaria una camera che abbia una filettatura T2, come gran parte o quasi tutte le camere attuali. Quindi questo, diciamo, è come viene montato rotor all'interno di un telescopio. Quindi qui abbiamo il telescopio, qui abbiamo la camera e abbiamo la possibilità di ruotare dolcemente tutto il sistema. Ecco. E adesso non ci resta che vedere come provarlo sul campo con una montatura alta azimutale per fare delle esposizioni di lunga posa. A più tardi. Baby, you gon' end up right in my bed. Chemistry is